Roma deve diventare necessariamente ecologista, è un'unica alternativa. La lista Roma Ecologista segue questo filo. Cosa ne pensi del grande raccordo boschivo, di questa iniziativa per dare questa svolta green alla capitale? Beh, io sono veramente molto contento perché ho conosciuto la Pasermonti anni fa. E fu io onestamente che ebbi, non è, voglio vantarmi nella verità, l'idea del servizio civile ambientale, proprio perché studiando quel che Roosevelt fece dopo la crisi del 29, tra cui anche la creazione di importantissimi parchi nazionali americani, piantumazione di forse milioni e milioni di alberi, io ebbi questa idea, gliela lanciai alla Pasermonti, il quale ha sviluppato lui il progetto. È lui l'autore del progetto Servizio Civile Ambientale. E quando ho visto, perché poi non è stata una scelta mia, ho saputo che Virginia Raggi appunto lo aveva contattato per candidarlo, per chiedergli di candidarsi a Roma in una lista ecologista, io sono stato particolarmente contento perché è una persona che ha essenzialmente è un mucchio di idee che camminano, Lapo. E adesso siamo qua vicino a Torbella Monaca e lui parlava di un concetto veramente tragico, appunto l'apartheid ambientale. Cioè in alcuni quartieri, non soltanto a Roma, in tutto il mondo, non soltanto si vive meglio, si hanno più possibilità di lavoro, si ha più decoro urbano, si ha più sicurezza, no, ma si hanno anche più alberi. Quindi di fatto c'è addirittura una sorta di... c'è aria pulita, più pulita, o addirittura vi è una temperatura magari inferiore rispetto a altri luoghi che non hanno foreste intorno, non hanno parchi pubblici, non hanno alberi. Cioè i disgraziati, la povera gente addirittura è penalizzata dal punto di vista ambientale. E quindi essere qui in periferia, questo è il raccordo anulare, e essere qui a piantare, non lo so, oggi avremmo piantato forse 200-300 alberi soltanto oggi con tanti volontari, e sviluppare l'idea appunto di un grande raccordo boschivo, ovvero la costruzione, come diceva Virginia Raggi, di una foresta urbana forse la più grande d'Europa, perché l'obiettivo è piantare 5 milioni di alberi nei prossimi 5 anni. Spesso e volentieri quando partecipo a queste trasmissioni televisive nazionali non interessano i temi, però secondo me è anche una visione miope, come dire, mi dicono ma non interessano questi temi, alla gente interessa la polemica. Secondo me non è vero. Molte persone sono abituate alla polemica politica perché non sono state abituate o non vengono proposti dei temi alternativi di analisi, di approfondimento. Le persone sono molto meglio di quelle che di ciò che alcuni presentatori televisivi reputano. E è sempre difficile parlare di questi temi, infatti meno male c'è anche la vostra televisione, quando in realtà, ecco, oggi non è che ci stanno 5 milioni di persone, però ci stanno decine e decine di volontari che una domenica mattina si sono svegliati, si sono fatti anche, come dire, una bella scarpinata per trovare questo posto, non è facilissimo da trovare, sul raccordo anulare, e stanno piantando gli alberi con tanti bambini. Sarò un elettore di questa lista ambientalista e speriamo ovviamente che Virginia Raggi possa essere confermata, perché veramente la conosco e la stimo, e mi ha offeso il modo in cui è stata dileggiata e diffamata in questi 5 anni, offeso. Tra l'altro lo stesso modo con cui venne dileggiato già Roberto Casaleggio, più o meno. Ma soprattutto ha idee, ha voglia, ha ardore, e ci sono persone come Lapo Sermonti o altri che si stanno mettendo in gioco. In bocca al lupo a Lapo Sermonti, alla lista Roma Ecologista, e a Virginia Raggi, che speriamo possa essere confermata sindaco di Roma.